che spaccò veramente le ossa, canzoni che furono diffuse per tutto lo stato della California, che portò appunto un contratto con la band, con la Sumerian Records. La band è del tutto rivisitata dopo gli ulteriori e ufficiali cambi di formazione, rientra nuovamente in studio con il produttore Misha Bulb Mansour nel 2009, pubblicando Make Your Own History, disco diciamo il primo, il secondo diciamo figlio della Sumerian Records, pubblicato nel 2009, che portò la band a girare tutto il Nord America, l'Europa, e la band colpì così molto, cioè si spaccò così tanto, ottenendo consensi da un sacco di fan, da un sacco di etichette, da un sacco di riviste, magazine, webzine e fanzine, in maniera talmente ampia che colpirono Will Putney della Machine Shop Recordings, registrando quindi Rising Sun, sempre sotto la Sumerian Records, nel 2011. Rising Sun che ha contenuto pezzi che abbiamo potuto ascoltare come Damien, Dead Bats, Mad Girl, pezzi che insomma non c'è bisogno di troppe spiegazioni se non ascoltare col block note, in quanto la tecnica non può fare altro che come se fosse una sorta di lezione universitaria, ragazzi, bisogna solo prendere appunti e basta, cioè non c'è nient'altro da fare, perché questa band è veramente una band indistruttibile, cioè devastante. Diciamo, su Rising Sun comunque da ricordare la presenza di Andrew Newfield, dei Comeback Kid, Corey Brandon Putman dei Norma Jean e Jonathan Vigil dei Ghost Inside, cioè comunque personaggi che hanno collaborato con gli Stefano Pett, non indifferenti, di un certo calibro, di un certo spessore, ecco. E infine nel 2012 la band pubblicò un singolo soltanto in free download in tutto il 2012, Landmines, rilasciando quest'ultima fatica, prima di rilasciare la loro ultima fatica in studio, Anonymous, nel settembre 2013, caratterizzando la presenza di Jesse Barnett degli Stick to Your Guns e Jason Butler dei Let Live. Cioè, ragazzi, che altro dire di questa band, se no che è una band tutta da seguire, tutta da gustare, perché non si tratta del semplice hardcore, non semplice crossover, del semplice punk, ma per quanto riguarda il metal, cioè il death metal melodico, il death metal tecnico, esiste in questo caso, grazie a band come Stefano Pett, anche non solo il metcore, ma anche diciamo questo hardcore tecnico suonato con gusto, certo. Il proggcore, cioè non esatto. So come altro definirlo. Se non per il calibro che questa band porta non solo sul disco ma anche sul palco. Ragazzi, che altro dire, prima di lanciare gli ultimi due pezzi, di salutarvi, ricordo al microfono il buon Bruce, ai bottoni, alla regia, Madco. Yeah. Voglio ricordare gli appuntamenti live di questa settimana. Allora, abbiamo venerdì a Squinzano all'Istanbul Café, una serata del tutto metal, pronti per gli Headbangers, venerdì 6 marzo con i Rarity Grey, Burning Seas e Hope's End. Lo stesso venerdì invece, per chi non vuole spostare il proprio sederino in quel dell'Eccese, visto che Squinzano è in provincia di Lecce, venerdì al Pelicano potete trovare gli Alphan Show alle 21.30, uno spettacolo tutto da non perdere. Mentre per quanto riguarda sabato 7 marzo, sempre nell'Eccese, a Spongano, all'ex mercato coperto, avremo il Southern Steels 3 con i Lucky Bastards, Essenza, Iron Fist, Ghost Mary, Outcast e Luca Alfieri in Sane Rock Trio, un festival tutto da gustare, con birra e buon fottuto rock and roll. E ricordo inoltre gli appuntamenti qui per Bari Rock City. Ricordiamo che potete ascoltare ogni puntata su spreaker.com/BariRockCityRadio, interagendo con i social su facebook.com/BariRockCity, e di seguirci sempre più numerosi. Io, prima di ringraziarvi per la pazienza che avete ogni volta di ascoltare questa voce di merda, qual è la mia, ricordo gli appuntamenti con Bari Rock City giovedì, quindi domani alle 22, venerdì abbiamo Apulia Destruction alle 21.30 con il buon Alex Destructor, e domenica il buon Madco insieme a tutto il suo staff di pazzi dovuti al Gimme Fire, all'amore, alla luce e ai nigga, diciamo. Abbiamo una domenica tutta nigga con Jaja City alle 16, e a seguire diciamo la trasmissione di cultura cinematografica con Videodrome alle 17. Io sono Bruce, Madco,
Gianni, il buon Ciccio, ospite in studio, e noi vi salutiamo con Black Friday e Negative and Violent, straight from the path, back to the streets. Go through life, just one card and never play.
Vari Rock City.